Addio allora. Stasera è andato, tutto giù di oggi è andato. Addio. Allora, un attimo vieni qua a scuola, perché la roba che c'è è... Dalle... fa 3G. Questo è il comando. Questo qui era il comando del settore di brancoli della linea gotica. Qui c'erano gli ufficiali con le mappe per l'artiglieria alla fine, perché comunque i tedeschi non avevano più né aviazione né altro. Qui fondamentalmente si faceva guerra di trincea, per cui rimanevano gli ordini. Lì c'è praticamente sono due stanze, però vabbè, la stanza principale era questa, e poi da fuori si emanavano gli ordini con i telefoni e le radio. La radio era da un'altra parte. Qui ci sono due soldati. Uno è un maresciallo capo dell'aviazione e l'altro è un caporal maggiore dell'esercito con delle truppe alpine con uniforme della campagna d'Africa. Potete vedere l'affardellamento con le giberne per i colpi del suo fucile, che è il Mauser K98-762, di colore marrone come la campagna d'Africa e come quelli che avevano l'aviazione. Quindi anche il paragautista di destra, quando non aveva più la bandoliera che ha al collo, aveva le giberne di quel colore, aveva la spallina, la mostrina e eventualmente sulla bustina il colore verde delle truppe alpine, ok? E sul braccio ha uno stemma con un carro armato, perché lui da solo ha distrutto un carro armato nemico. Lui ha gli scarponi, sono gli scarponi delle truppe da montagna, non ha gli scarponcini della campagna d'Africa, perché ormai la campagna d'Africa era lontana e tra l'altro erano molto scomodi. La divisa è una divisa M41 di colore verde, marcio si dice, con praticamente la giacca aperta della campagna d'Africa. La camicia è la camicia tropicale e comunque utilizzata sempre. L'elmetto, il colore dell'elmetto è un colore sabbia chiaro, come la campagna d'Africa, perché comunque un soldato si teneva quello che aveva, non è che poteva darlo via così. Invece il soldato di destra è un maresciallo capo dei paracadutisti, con l'elmetto dei paracadutisti con lo stemma dell'aviazione della Luftwaffe. Il camicione da lancio è stato utilizzato non più per lanciarsi, ma come abito di ordinanza, e al collo ha una bandoliera in cui si infilavano i colpi per il suo fucile, che rimane un Mauser K98 Kurz, si dice corto, perché rispetto a quello della prima guerra mondiale è stato accorciato. I suoi pantaloni sono i pantaloni invece leggeri delle truppe aviotrasportate, e la scarpa è uno scarpone si dice di secondo tipo, per distinguere da quello del primo tipo dei paracadutisti, perché aveva la lacciatura di fianco. Il suo grado, siccome il camiciotto da lancio è un camiciotto che serviva comodo, praticamente l'unico modo per riconoscere il suo grado era il grado che ha sul braccio con i quattro gabbiani. Poi ci sono vari tipi in base al grado che aveva. Quello è l'elmetto tra l'altro è l'elmetto proprio dei paracadutisti. Di solito tutti i paracadutisti hanno un elmetto che sembra una scodella, anche quelli alleati sono simili. Allora, invece, la mia uniforme è un uniforme da tenente, quindi un ufficiale delle truppe corazzate di un reggimento di cacciacarri. Come potete vedere, l'uniforme è l'uniforme da combattimento delle truppe tedesche, è di tela, si dice drillich, di un colore, si chiama verde canneto, che dopo verrà distinta dal soldato che c'è fuori, che vi spiegheremo. L'arma d'ordinanza di un ufficiale, come quella di un sottufficiale, era, in base alla scelta, è l'MP40 calibro 9 mm con caricatore da 60 colpi, con le giberne, il binocolo militare, e dietro ho la fondina per la Luger P08, che è la pistola degli ufficiali, e a destra il portamappe con le mappe e gli strumenti di precisione per comunicare poi le coordinate delle truppe americane ai comandi dell'artiglieria. L'uniforme che portiamo io e il caporal maggiore dimostrano bene il sistema dei colori dell'arma, perché il rosa lo trovate sulle spalline, sulle mostrine e anche sulla bustina, con il triangolino sopra la coccarda. Il numerino che trovate è il numero del reggimento cacciacarri
dell'unità operativa che è la 26esima divisione corazzata, il cui stemma è sulla bustina, e anche io dispongo di uno stemma di distruzione di carri armati in oro, perché il numero di carri armati distrutti personalmente è 10. Come vedete, il rosa è anche sulla bustina, e sulla bustina c'è lo stemmino dell'unità operativa che è la 26esima Panzer Division. Come tutti gli ufficiali, potendo, si portava lo stivale da ufficiale, che rispetto a quello da truppa era diverso come disegno e più alto a livello praticamente del ginocchio, con la sua suola chiodata come gli scarponi, le scarpette e gli scarponi del paracadutista. Allora, il soldato in questione è un soldato semplice. Lui è in camicia non perché è sbragato e non ha voglia di tenere l'uniforme, ma perché è stato autorizzato a combattere con una camicia. La camicia è la camicia di ordinanza della fanteria, di un colore grigio, si dice grigio campo, Feldgrau. Lui ha un ricognitore, infatti il colore il colore della spallina è giallo oro, come la cavalleria. Dispone di un elmetto come quello della campagna d'Africa, ma semplicemente di un colore diverso. È armato con il fucile K98, che è il fucile di prima degli altri due soldati. Le giberne sono nere come la fanteria della Wehrmacht. Dispone tra l'altro di una pila per le ricognizioni notturne, dispone di una granata, granate per ogni evenienza, e come vedete i pantaloni sono di un colore semplicemente più scuro rispetto al mio, perché il verde è il verde Feldgrau. La scarpetta è un meraviglioso esempio di scarponcino tedesco. Tenete presente che lo scarponcino americano è lievissimamente differente, e se adesso alzi il piede vedi che la scarpetta ha anche lui, scusa un attimo, i chiodi sotto. Allora, due soldati dispongono di una ghetta sopra lo scarponcino, che copre i primi laccetti. Questo dispone effettivamente di comodità e igiene. E se ti giri un attimo, lui, il caporal maggiore, ha lo stesso abbinamento. Abbiamo il tascapane per metterci effettivamente il pane e altri oggetti, la gavetta, che questa è una gavetta italiana rispetto a quella che ha lui, che è una gavetta tedesca, con la guaina di mantenimento della temperatura, e la gavetta per mangiare e anche cucinare. Lui ha il badiletto per scavare trincee e anche usare come arma bianca. E poi c'è questo è il contenitore della maschera antigas. La maschera antigas, che serviva per dopo le tragedie della prima guerra mondiale, in realtà i gas non sono mai stati usati durante la seconda, però il retaggio del passato serviva. Tutti gli attrezzi venivano praticamente tenuti insieme sulla cintura, e la cintura veniva tenuta su da questo spallaccio a Y, che andava poi davanti tenendo su sia le giberne dei proiettili che potendo la cintura. Le uniformi che noi indossiamo non sono il frutto di una scelta singola del soldato, ma sono il frutto di un regolamento deciso dallo Stato Maggiore durante gli anni, dagli anni 30 fino alla guerra e durante la guerra, in base anche all'esperienza maturata sul campo. Il fatto di avere una camicia piuttosto di avere una giacca più leggera, il fatto di non avere certe giacche con alcune particolarità, oppure lo scegliere alcune armi piuttosto che altre, erano tutto frutto di autorizzazioni del comando e di comunicazioni dei soldati e dei sottufficiali e degli ufficiali stessi. Il soldato tedesco è un soldato che aveva una grande disciplina, ma soprattutto aveva un uniforme fatta veramente in un certo modo, fatta secondo dei criteri particolari, a partire dalla cosiddetto colore dell'arma, che è quello che aveva sulle mostrine, sulle spalline e sul cappello o sulla barchetta da libera uscita, come quella che indosso io e quella che hanno i miei ragazzi praticamente in tasca. Adesso loro hanno gli elmetti, ma in tasca, quando finiremo la rievocazione, potranno mettersi tranquillamente la loro bustina da libera uscita.
il nostro abbigliamento è un abbigliamento che è stato scelto e costruito secondo le regole effettivamente dello Stato Maggiore, secondo quelle che sono soprattutto una documentazione iconografica che è disponibile presso le librerie e i negozi di militari e soprattutto in due archivi della Repubblica Federativa Tedesca, che è il Bundesarchiv, e in base effettivamente alle foto in bianco e nero poi c'erano anche delle descrizioni a colori. Durante tutta la guerra si sono stati costruiti nuovi modelli, sono stati costruiti nuove forme di mostreggiatura, ma comunque sia fino alla fine della guerra si è cercato di mantenere la regola generale del colore del, non sempre riuscendoci naturalmente, però si cercava di avere tutti il colore dell'arma della proprio reggimento, della propria compagnia e soprattutto del proprio ruolo, e fino all'ultimo si è cercato effettivamente di migliorare quelle che erano sia le condizioni, magari anche copiando le uniformi, sia sviluppare delle armi nuove, non proprio naturalmente le armi segrete di cui parlavano a Berlino, ma delle armi nuove, sempre leggere, sempre più efficienti, a partire dallo Sturmgewehr 44, da cui è nato il più celebre AK-47 Kalashnikov, e la mitragliatrice MG-42, che è stata usata dall'esercito italiano fino praticamente all'anno scorso. Per quanto riguarda le uniformi militari, si sta fondamentalmente sviluppando una scienza non ufficiale, io la chiamo scienza non ufficiale, che è l'uniformologia. L'uniformologia è fondamentalmente una grande passione da parte di tante persone su quella che è la ricerca, su quella che è effettivamente l'uniforme dei soldati dei vari eserciti che hanno combattuto in tutte le guerre della storia, non è ristretta alla Seconda Guerra Mondiale, ma si tratta addirittura di andare fino alle guerre degli antichi romani. Il discorso è effettivamente un discorso di ricerca storica dei materiali e dei disegni, con praticamente una scrittura e un'iconografia fatta con disegni e potendo, come succede noi, fotografie ufficiali. Non esiste come scienza certificata, quindi non si studia a scuola, non si studia all'università, ma è effettivamente una passione di tanti, in particolare rievocatori, perché la rievocazione storica prevede l'abbigliamento quanto più fedele alla rievocazione stessa, quindi al luogo dove si svolge la rievocazione e alle unità operative che là avevano combattuto. Sicuramente la voglia di divulgare una storia mai raccontata, la voglia di insegnare qualcosa che nessuno mai dirà, la voglia di far vedere sul campo quello che succedeva nel nostro paese poco tempo fa in un'altra forma. Noi cerchiamo di far vedere alla gente che cosa succedeva a casa loro poco tempo fa, fenomeni che non avevano sicuramente vissuto, perché qua non c'erano civili, qui c'erano solo militari, ma come vivevano i militari, che cosa succedeva a loro, che cosa succedeva quando c'era un attacco. E sicuramente una cosa che non svilupperemo mai noi rievocatori sarà fondamentalmente la propaganda, piuttosto che la voglia di metterci in mostra come tedeschi. Noi semplicemente mettiamo in campo il soldato tedesco come viveva, come combatteva, e non dobbiamo fare altro. Naturalmente solo questo prevede però una grande ricerca storica per la scelta delle uniformi e la partecipazione a degli eventi anche organizzati da noi. E la voglia, non è la voglia di fare il soldato tedesco fondamentalmente, perché c'è il problema della possibilità
la cosa venga fraintesa. Però la possibilità di indossare delle uniformi e comportarsi come tutti i soldati che combattevano in Italia, noi abbiamo scelto la parte tedesca, perché comunque ci sono altri amici, altri compagni rievocatori che hanno scelto gli altri eserciti. Tutti insieme creiamo un evento rievocativo. Che verrà poi, che viene poi soltanto divulgato. Noi non abbiamo praticamente eventi privati. Noi dell'Associazione Linea Gotica Pistoiese Onlus abbiamo semplicemente eventi pubblici, organizziamo eventi pubblici per effettivamente divulgazione, insegnamento di quelle che sono gli eventi, le storie che ci stavano nel luogo dove noi partecipiamo. Fatti però con un grande criterio di precisione storica, di eventi e di uniformi. Senti come si sta meglio qui. Ecco, questi concetti ecco perché c'è tanta gente. E poi una comunità portava fuori. Perché in tutte le grotte c'è sempre, no?